tutti, benvenuti o bentornati su Rasulè SMR. In questo video è tornata a trovarci Martina. Martina è già stata su questo canale un po' di tempo fa e se ancora non avete visto il video con lei vi invito a farlo. Inoltre vi lascerò in descrizione qualche link per seguirla perché è una ragazza molto attiva sui social e la inviterò presto anche su Monica Vlog per farla parlare un po' e non solo ricevere le coccole. Quindi Martina, ormai ti toccherà tornare. Ma cominciamo subito con il nostro video di massaggio e coccole ASMR. Questi capelli molto molto morbidi con queste onde naturali, ovviamente non li spazzolo, ma mi sto divertendo intanto a carezzarli un po' perché sono molto molto belli. Cominciamo subito però a profumare un po' il nostro ambiente e per l'occasione voglio usare per la prima volta il Frank Incenso e Mirra Spray. Questo è proprio nuovo nuovo. L'ho proprio spacchettato oggi. Il frankincenso è molto fresco, molto da quel senso proprio di purificazione dell'aria e a me piace veramente tanto, me ne sono subito innamorata e l'ho portato qui per usarlo nel video insieme a te. Voglio inebriarti proprio di profumi stasera perché voglio anche accendere un incenso. Ho qui degli incensi all'olivano. Cera di soia che mi ha regalato Rosy, non so se la conosci, Rosy del canale Rosy ASMR. Mi ha mandato questo regalino. Invece è un incenso all'olivano, quindi stasera veramente super super inebriate entrambe dal profumo. Andiamo ad inserirlo qua. Incenso e lo chiudiamo. A questo punto Martina, io ti raccolgo i capelli in modo da poter massaggiare il collo e le spalle. Spero di riuscire a non ungerti tutta. Non so cosa abbia trovato, ma sta facendo dei crinkle sounds.
Dunque, io ho tre oli da farti scegliere, quindi tu dimmi quello che preferisci. Partiamo dal più delicato, questo è un olio di semi d'uva, sono tutti olio, base olio di semi d'uva perché sono oli che creo io aggiungendo gli oli essenziali. Questo è semi d'uva con profumazione di olio essenziale di legno di rosa. Il più delicato dei tre. Poi ho un classicissimo olio di lavanda, sempre base. Olio di semi d'uva che io lo trovo ottimo sulla pelle. Oltretutto prendo quello alimentare. È la classica lavanda. E per finire la boccettina è quella dell'olio 31, ma non è olio 31 puro, anche se la profumazione è quella dell'olio 31 con in più aggiunto dell'olio essenziale di, oddio, non me lo ricordo più, l'avevo comprato appositamente, io la testa è quella che è, vabbè, comunque la profumazione è molto più aromatica. Quindi dimmi di questi tre quale preferisci per il massaggio, quale? Lavanda. Lavanda? Sì. Perfetto. Probabilmente è quello più rilassante in Sì. assoluto. Di là che non so cosa sta combinando, ma ormai i miei video sono diventati molto informali, cominciamo a massaggiare collo e spalle. Olio essenziale alla lavanda che ti sto mettendo, in realtà sono due oli essenziali separati. È lavanda vera e lavanda spica, entrambi biologici. Cerco sempre di acquistare quando possibile prodotti biologici. Nostro stomaco, dalla pelle possiamo assumere molte sostanze, quindi bisogna stare attenti a quello che usiamo.
dita, i lati del collo, perché si vanno proprio a toccare dei muscoli in modo diverso. Fisioterapista, ma da fruitrice di massaggi fisioterapici ormai qualcosina l'ho imparata. Per esempio, su di me è molto importante proprio allentare.
movimento che di solito
mi sono rilassata a fare questo video, cosa che di solito non succede. Io vi aspetto perché Martina non so quando tornerà.